Io partirei col presentare il primo ospite, che è Roberto Cingolani. Non è potuto essere con noi perché si trova a New York, però ci ha inviato un video che quindi vedremo tutti assieme. Grazie. Innanzitutto buon lavoro, mi spiace di non poter essere lì a raccontarvi i miei pensieri. Vorrei parlarvi pochi minuti di futuro, che è la cosa che mi sta più a cuore. Io sogno come padre, come professionista, come cittadino, un'Italia più precisa, che non muoia di imprecisione. Sogno un'Italia che è sì in grado di costruire un ponte bellissimo mettendo insieme le migliori aziende e i grandi geni dell'architettura, ma che per fare questo in tempi rapidi non debba farlo solo come risoluzione di una catastrofe che è successa un anno fa. Noi siamo in grado di fare delle cose grandi e le dobbiamo fare perché è giusto farle, non perché c'è sempre una contingenza o un errore da riparare. È un problema di cultura, non ci sono scorciatoie alla fatica e dobbiamo ricordarci che ogni nostra azione ha sempre una conseguenza. Tutto quello che noi facciamo è un'eredità che lasciamo ai nostri figli. Noi non siamo padroni del nostro futuro, ma lo determiniamo per quelli che verranno dopo di noi. È una grandissima responsabilità. Per affrontare bene questa responsabilità serve una scuola che crede cittadini consapevoli, in cui i programmi, i contenuti siano moderni, siano al passo con i tempi e che non rimanga ferma 70 anni fa. Serve un'università che crei la classe dirigente secondo criteri globali, moderni, che si rafforzi guardando anche all'estero, che sia in grado di competere e soprattutto che sia sempre cosciente di cos'è lo stato dell'arte. Serve un'industria capace di rischiare e serve un paese che abbia una grande visione. Noi ci dobbiamo veramente credere. Se rinunciamo ad avere un grande futuro, in realtà stiamo rinunciando al nostro presente e stiamo negando il nostro passato. È un problema di cultura. La cultura si comincia a costruire quando si ha 6 anni. Bisogna investire sui bambini, sui giovani e pensare che ogni investimento in intelligenza, sia essa naturale che artificiale, è un investimento giusto, è un investimento che ripagherà. Un'ultima nota. Ricordiamoci che oltre ai problemi del nostro ambiente, il cambiamento climatico, il ciclo dell'acqua, il ciclo dei rifiuti, la biodegradabilità dei materiali artificiali, questa è la grande guerra tecnologica e anche di cultura che dovremo sostenere nei prossimi anni, noi abbiamo anche un'altra frontiera che è lo spazio. Siamo una razza nomade, lo siamo sempre stati. Un giorno andremo in altri pianeti. Tutto quello che noi faremo per lo spazio avrà delle ricadute buone anche per la vita sulla Terra. Pensate al trattamento dei cibi, al trattamento dell'aria che si respira, pensate alle tecnologie che dallo spazio poi tornano sulla Terra. Beh, anche quello è un settore che noi non dobbiamo sottovalutare, perché il nostro futuro passerà anche dallo spazio. Un'ultima piccola considerazione. Un Homo sapiens saggio, che è quindi in grado di sviluppare conoscenza, tecnologia, di migliorare le condizioni di vita e di ridurre il gap, le differenze fra chi rimane indietro e chi è più avanti, deve essere un uomo in grado di essere giusto anche con chi non lo merita, perché l'etica è parte di quella stessa cultura che rende la scienza motore dell'uomo. Allora, ringraziamo il professore che ci ha tenuto ad essere in diretta da New York.